Allora ragazzi, oggi è domenica 7 dicembre, siamo al Campo Bravo, Anfas, e oggi il livello idrico idrometrico è di 57 più o meno ed è stato possibile attraversare, quindi guadare in quella posizione, diciamo più o meno qua, un po' più avanti. Ovviamente con gli stivali alti alla coscia, diciamo che l'acqua nel punto più alto arrivava un po' sopra il ginocchio durante l'attraversamento, quindi è stato comunque possibile attraversare. La situazione dopo la superpiena qui all'Anfas Campo Bravo Gold Hunter è la medesima. La prima parte del boschetto è tutta giù. La prima parte del boschetto non esiste più. Qui dove c'erano un sacco di buche e comunque della terra a vista, si è riempito di sassi, di macigni. Scusate. Questa meraviglia. E anche per questo che siamo qua. Questa è la situazione, si può benissimo vedere a che livello è arrivata l'acqua, qua era tutto sotto completamente, ok, detriti di ogni tipo questa gomma, questa ruota, Il sacchetto a quell'altezza ci fa capire l'acqua a che altezza è arrivata. Qui ho sistemato il mio campettino con la mia attrezzatura, secchi, ne ho portati 4 ma penso che 3 saranno sufficienti. Questo è il mio setaccino, il secchiello per fare il fino, un paio di batee, la media e la piccola, la mia piccozza e la mia draper, paio di guanti, ovviamente non sono riuscito a trovare qualcosa per l'inverno, vabbè. E questa è la canaletta, l'ultima nata, Gold Hunter HSC, Hydro Speed Compact. Questa è nata su suggerimento del grandissimo Giorgione Bogni, che ringrazio, perché ha ottimizzato le prestazioni della vecchia Gold Hunter, cioè le ha praticamente mantenute inalterate, però abbiamo tagliato 40 cm abbondanti di canaletta inutili, quindi abbiamo ridotto molto le dimensioni e il peso, perché tutto il lavoro lo fa il tappeto fine, che sono più di 40 cm, 45, e il Miner Moss, che a detta del Giorgione, un Miner Moss del genere ti trattiene una cinquantina di secchi lavati, quindi ok, questa è la mia attrezzatura. Essendoci molti punti che io volevo battere sott'acqua, mi concentrerò per il momento su questo. Per ora è tutto, vi saluto, Campo Bravo, Gold Hunter, ciao ragazzi.